Siamo giunti alla 12ª edizione e da fin dall'inizio abbiamo avuto una risposta grandiosa dei ragazzi, delle ragazze e degli insegnanti soprattutto, perché crediamo di aver fatto le domande giuste ponendo la filosofia non tanto come e solo storia del pensiero, ma come una filosofia per problemi. E quindi avere qui oggi 400 studenti in presenza all'Aula Gemelli in Cattolica e altri 4.000 e più collegati a distanza è per noi una grande soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo toccato una corda viva del cuore e della mente dei nostri studenti, tanto da chiedergli un'azione in più, un gesto in più, un'attività in più nel tempo libero. Quindi le romane rispondono evidentemente a un bisogno di senso, di farlo insieme, di farlo in team, ed è motivo di grande soddisfazione per noi. Possiamo appassionare i giovani alla filosofia se gli mostriamo la nostra passione, che nasce dalle domande autentiche che la filosofia pone all'uomo dai greci fino a oggi. E quindi abbiamo interrogato i ragazzi sulla natura della ragione, sulla libertà, sul tempo, sulla realtà, sulla giustizia e quest'anno sui valori. Quindi fare domande che veramente aprono le persone, i ragazzi, le ragazze, i docenti stessi a un vero percorso di ricerca. E lo facciamo in collaborazione con i migliori professori universitari italiani e questo ci aiuta nell'entrare in profondità nei temi e quindi a veramente risvegliare la passione per la ricerca. Se in una società liquida come la nostra esistono valori assoluti o esistono valori soggettivi, a mio avviso non è una domanda così difficile alla quale rispondere, per un motivo molto semplice. E cioè nessuno, io credo che nessun essere umano, messo di fronte ad un atto di ingiustizia, messo di fronte a un atto di ipocrisia forte, messo di fronte ad una violazione della dignità della persona umana, resti neutralmente immobile. Che cosa significa? Che l'umano in quanto tale, l'essere umano, ha dentro di sé l'aspirazione ad un ordine trascendente di realizzazione dei valori stessi. La società può essere liquida, ma non per questo l'umano cessa di essere umano e di relazionarsi a valori. Dai giovani non ci aspettiamo qualcosa solo quest'anno, ci aspettiamo qualcosa sempre, ma non solo, i giovani si aspettano qualcosa da noi, anche questa è la questione fondamentale. Penso che aprire una discussione sui valori sia aprire una discussione, come diceva von Hildebrand nella sua Etica, su ciò che davvero importa nella vita. Quindi la capacità attraverso una filosofia dei valori, di una distinzione chiara tra quelli che sono i mezzi e gli scopi da una parte, e penso qua a tutta l'intelligenza artificiale che sicuramente funziona, ma che non ha valore metafisico in sé. Quindi la capacità che i giovani possano acquisire di distinguere ciò che nella vita umana davvero conta da ciò che non conta.